Giovedì 11 gennaio 2024, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. L'appuntamento di domani alle 13 in diretta con Friday in Live per parlare di Milan, per parlare di, insomma, di tutto questo momento, di questa stagione che sta andando su un piano abbastanza inclinato. Vi ricordo anche il numero di telefono per i vostri vocali WhatsApp che è il 366-111-2964 per essere protagonisti della prossima puntata di Talk. Abbiamo detto tutto e allora parliamo dell'attualità. Attualità che vede il Milan eliminato dall'Atalanta in Coppa Italia. È un risultato, naturalmente, questo che delude molto noi tifosi del Milan e che arriva al termine di una gara ricca di polemiche, tanto quanto quella dell'Olimpico, dove la Lazio batte 1-0 la Roma e conquista la semifinale in attesa di conoscere questa sera la quarta squadra che completerà il tabellone del penultimo atto di Coppa Italia dalla partita tra la Juventus e il Frosinone. Nel frattempo, le notizie sono quelle di mercato, con qualche, insomma, qualche rincorsa e qualche marcia su Napoli che si interrompe. E poi il derby di Madrid, lo spettacolare derby di Madrid, semifinale della Supercoppa nazionale. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, che apre con il Milan e dice: Botta Milan, la magia di Leao. Poi con Mainers firma la rimonta, la Dea in semifinale, altro flop rossonero dopo la Champions. Proteste sul calcio di rigore. Botta Milan, vedete, scrive la Gazzetta, botta Milan, ma botte anche a Roma. Rigore e veleni, festa della Lazio, Zaccagni decide il derby, Mourinho dice ridicolo. Roma battuta 1-0 e tre espulsioni. La Juventus a caccia della doppietta, c'è il Frosinone, chi vince sfida Sarri, Allegri ci prova per la quinta volta. E poi dicevo le cosette, così un po' dell'Inter che è già pronta per la Supercoppa italiana che si giocherà la prossima settimana, fra 2 weekend praticamente. Inzaghi carica Lautaro Thuram per la Supercoppa e poi ci sono tutte le vicende che ci raccontano un po' l'ambiente Napoli, l'attacca l'agente di Kvaratskhelia, Osimhen, stupido non parlare di me, insomma, campioni senza pace. E poi c'è l'allarme lanciato ieri da Cairo che dice: sembra che il governo voglia affossare il calcio. Dopo il Covid niente aiuti, anzi è stato cancellato il decreto crescita. Andrea Di Caro commenta, dice: FIGC paralizzata tra voti e veti. Storia, anche questa storia antica, ecco, non credo che ci siano problemi a riguardo. Andiamo al Corriere dello Sport. Corriere dello Sport con Samardzic e Napoli-Juve. Qui non si vede bene perché sono spariti alcuni caratteri, non so perché, ma insomma. In pratica Samardzic, che stava arrivando a piedi, come ben saprete, a Napoli, si è fermato e sta tornando verso su, insomma, dovrebbe essere dalle parti di Livorno per andare verso Torino. Vedremo come si concluderà questa vicenda. Per fortuna, tra 20 giorni circa chiude il mercato. Poi solo Lazio, Zaccagni su rigore decide la partita. Gasperini manda a casa il Milan e poi la Supercoppa di Spagna. Qui vedete con la vittoria del Real Madrid. Chissà che diavolo è successo questa mattina al Corriere dello Sport. La vittoria del Real Madrid sull'Atletico di Madrid. Su Tutto Sport, la vita spericolata di Sek, il giocatore ha avuto un incidente automobilistico, si schianta contro 2 lampioni, la cessione è inevitabile. Alle 21 la Juventus contro il Frosinone, talent show da una parte, Yildiz dall'altra, Sulé, e poi la Coppa Italia di ieri, il flop di Mourinho, il derby è Lazio, Zaccagni gol su rigore. E la vittoria dell'Atalanta, Robocop da rimonta, Milan in tilt, Pioli non basta, Leao, doppietta dell'olandese, ora la viola, tutti contro il VAR, rosso a Gasperini. Insomma, l'Atalanta, Gasperini aveva detto che non l'Atalanta non aveva mai ricevuto rigori quest'anno, una cosa del genere, non ricordo bene la statistica, e ieri è stato accontentato, ha ricevuto un calcio di rigore, dubbio, poi vedremo anche cosa dice la moviola della Gazzetta dello Sport. Nel frattempo si chiude la vicenda Dragusin, che non va né al Napoli né al Milan, bensì va al Tottenham. Gli inglesi hanno pareggiato i 30 milioni offerti dai tedeschi del Bayern Monaco, garantendo al difensore un contratto migliore. E quindi va lì. Nel frattempo, Superlega avanti tutta, contatti con 50 club.
vabbè, questo non è che ci interessi molto a livello di attualità. Andiamo agli approfondimenti. Gazzetta dello Sport, un altro flop per il Milan. Questo è il titolo della Gazzetta. Leao è un'illusione, colpo Atalanta, il diavolo esce anche dalla Coppa. Scrive Luigi Garlando, la più abbordabile delle coppe esce dal mirino del Milan. Voleva vincere la Coppa Italia, che non solleva da 21 anni, ora dovrà concentrare i sogni sull'Europa League, che non ha mai conquistato, ma dovrà navigare in un mare di squali tipo il Liverpool e poi difendere il preziosissimo posto Champions in campionato. In semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina vola l'Atalanta e Gasperini, che l'ha sfiorata in due finali e vorrebbe aggiungere qualcosa di suo nella bacheca del club accanto alla Coppa Italia del 1963. Si può vivere di bellezza anche senza trofei, ma avere un metallo da toccare e da ballarci intorno per ricordare meglio cos'è stato il calcio d'oro, il ciclo d'oro di Gasperini, non sarebbe male, pensano a Bergamo. E la moviola della Gazzetta dello Sport ci racconta, dov'è la moviola? È qua. Ci racconta di come, secondo la Gazzetta, è rigore quello nella circostanza dello scontro tra Gabbia e De Ron, con Reinders che spinge De Ron. Gabbia vede l'Atalantino, il mezzo passo a destra lo fa, chissà. Jimenez Miranchuk non sempre sfiorare anche la palla sana la situazione, ma restano molti dubbi. Braccio di Olmi in aria, movimento ritenuto congruo. In ogni caso il voto della Gazzetta dello Sport è 5,5 a Di Bello. L'arbitro rivede i fantasmi di altre circostanze, eccetera, eccetera, e Valeri non lo supporta né lo chiama mai. Ormai il cortocircuito del VAR è conclamato, insomma. E la rabbia di Pioli alla fine della partita, la giustificazione del nostro tecnico è stata quella che è colpa dell'arbitro, insomma, che abbiamo giocato comunque bene, sì, nel secondo tempo un pochino meno, però è colpa dell'arbitro e degli episodi. Miranchuk si butta, il Milan deve accettare i fischi di San Siro. Il rigore ha cambiato la gara, palla deviata e l'attaccante era già caduto. Il mani di Holm, strano che il VAR abbia taciuto. Fulani dice c'era un penalty per noi, il loro no. E dunque siamo arrivati a questo anche, cioè all'aggrapparci, insomma, agli episodi arbitrali per giustificare le nostre mancanze. Vabbè, ognuno poi, insomma, la pensa a modo suo. Fulani ha detto gara condizionata da due episodi, rigore a sfavore in cui il nostro difensore prende palla e l'ultimo non concesso dopo il tocco di mano. Dobbiamo accettarli, dice Pioli, anche, per fortuna. Leao gol e nervosismo sui social. Un'altra prova metà per Rafa, che protesta per il 2-1 della Dea, scrive sui social, il rigore incredibile. Dall'altra parte, mentre noi stiamo lì a protestare per i calci rigore, l'Atalanta va in semifinale. Lo fa grazie a un grande giocatore, Teun Combiners. L'olandese dice vogliamo la Coppa. Gasperini parla di Di Bello, dice un maleducato, non mi ha neanche salutato quando siamo entrati in campo, insomma. Eccolo qui, sempre più Combiners, grande protagonista ieri con una doppietta e una partita davvero importante. Andiamo a Roma per il derby di Roma, l'altro quarto di finale che si è giocato ieri, il derby dei veleni. Zaccagni è il migliore, Sarri in semifinale, Roma dai nervi ai fischi. Se si fosse giocato al Colosseo o al Salone, scrive Fabio Licari, Saloon del West, lo scenario sarebbe stato più adatto. Un derby è sempre un derby, ma in questo c'è dentro di tutto. Quattro espulsioni, compreso un rosso, alla panchina romanista. L'ennesimo infortunio di Bala, insulti di Mancini all'arbitro, una bottiglia addosso a Bove in uscita, petardi come a Capodanno, incidenti fuori, un recupero che è quasi un supplementare e il rigore al VAR di Zaccagni, il migliore, che lancia meritatamente la Lazio in semifinale. E dunque questo è il commento alla partita dell'Olimpico. Ci sono stati dei problemi anche allo stadio, allerta alta prima e dopo la partita, fermati tre ultras della Roma, lancio di petardi dentro lo stadio. Insomma, la speranza è che i giallorossi si siano sfogati ieri e che quindi non arrivino domenica a San Siro con l'idea di fare Far West pure lì. Sarri è il più felice. Contava vincere per il popolo laziale più che per la Coppa, dice. Questa è una partita speciale, il rigore era netto, abbiamo avuto tante occasioni per segnare 2-0. Presidente Lotito dice il tecnico giusto per il nostro progetto. Dunque Lazio in risalita, Roma in caduta. Però Mourinho dice che è tutta colpa dell'arbitro. Anche di qua.
I giocatori sono educati a tuffarsi, dice. Decide il rigore ridicolo con Orsato, vince chi fa il primo gol. Dybala voleva giocare almeno 75 minuti, senza di lui è un'altra Roma. Sul rigore dice Mourinho, non dico che non è rigore, ma quel fallo fuori dall'area non viene fischiato mai. Su Huijsen è un bambino top, diventa forte, ma deve fare i conti con chi ha più esperienza di lui. È difficile fare i difensori, i rigori li decidono a Milano o a Firenze, mentre si gioca a Roma. Questa insomma la solita polemica di José Mourinho che si appella all'arbitro per giustificare un'altra delusione stagionale. Questa sera la Juventus cerca la semifinale, lo fa contro il Frosinone allo Stadium alle 21. Max, sogno doppietta, la Coppa è un obiettivo, l'allenatore bianconero ha vinto 4 volte Serie A Coppa Italia nello stesso anno e sfida il Frosinone. Chi passa affronterà la Lazio. Andiamo a vedere insieme le formazioni delle due squadre. Milik e Ildiz in attacco per la Juventus, Caio Jorge con Reiner e Ibrahimovic alle spalle per il Frosinone, con Kostić e Weah esterni per quel che riguarda l'attacco della Juventus. C'è una squadra che quest'anno sta vivendo una stagione veramente martoriata e senza pace, ed è il Napoli, i campioni d'Italia. Ieri si è aggiunto un altro tassello al quadro, diciamo, di una stagione fin qui piuttosto balorda, ovvero la lite a distanza tra l'agente di Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Victor risponde a Jugeli: sei una vergogna, via il mio nome dalla tua bocca. Poi pure Calenda contro il collega, frasi gravi e inaccettabili, stai zitto stupido, dice Osimhen all'agente di Kvaratskhelia. Che cosa era successo? Era successo che Mamuka Jugeli, l'agente di Kvaratskhelia, aveva detto Osimhen ha rinnovato, ma resterà, lo dico ora, andrà in Arabia Saudita. E dunque questa è la situazione a Napoli. Nel frattempo Samardžić non si sblocca, c'è pure il Brighton, c'è la Juventus, nessuna svolta, gli inglesi pronti a fare l'offerta, vince Vice Anghissa, nuovo sondaggio per Neuhaus, e dunque ancora in a divenire, come si dice, il trasferimento di Samardžić, che mai dalla scorsa estate tutti vogliono e nessuno se lo piglia. Passiamo oltre alle questioni di Lega e FGC per l'amor di patria, e un salto a Genova per il passaggio di Dragusin al Tottenham. Si conferma che la Serie A allena i difensori per le grandi squadre europee, e vabbè, insomma qui vediamo De Ligt, Romero, Kim, Koulibaly, Kivior, Skriniar. Sceglie il Tottenham Dragusin al Genoa, 30 milioni e il talento Spence. A proposito di talento, se ne è visto parecchio ieri sera nella partita tra il Real Madrid e l'Atletico, il derby Real Carletto gol e show. Avanti 2 volte l'Atletico, il Madrid ribalta con Carvajal, poi nei supplementari decide l'autogol di Savic e chiude Diaz. E dunque grande prova del Real Madrid, grande partita ieri sera, in attesa di conoscere quale sarà l'altra finalista domenica della sfida che oggi si giocherà tra il Barcellona e l'Osasuna, oggi alle ore 20. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa. L'appuntamento in giornata sarà ho rivisto la partita naturalmente, quindi cercheremo di entrare un po' più nei dettagli tattici anche della gara, di ciò che è accaduto ieri sera, mentre su Patreon da domani sarà disponibile versus Milan l'analisi della Roma, il nostro avversario di domenica. Nel frattempo io auguro a tutti una buona giornata.